Bella a tutti, sono Johnny Scandal. Questi sono 5 minuti di violenza. Yeah. Evidente vena emo nel look. Ma quanto influenza anche la tua musica questa corrente? Ma guarda, sinceramente tanto, perché comunque penso di essere uno, se non l'unico nella scena, che proviene da questa, da quest'altra scena, che è appunto quella emotional core, metal core. Da questo appunto ho chiamato emo il nuovo album, perché sono sempre stato uno a cui non piace etichettarsi, però nel caso della vena artistica, sai, dopo un po' ti rompi le palle, no, di dire sempre faccio musica d'amore. Ho detto cazzo, io vengo dall'emotional core veramente, quindi faccio emo, sono emo, ma non emo col ciuffo. Emo è la mia musica, emo è il mio modo di essere, di vivere, e emo è soprattutto il fatto che io, purtroppo per fortuna, nel lato sensibile, se sto male 100 volte più del normale, e se sto bene 100 volte più del normale, quindi emo significa anche questo. Sei etichettato come roba da ragazzine, in effetti non hai mai fatto molto per smentire. Nel disco nuovo ci sarà qualcosa di più maturo come tematiche? Allora, io penso che anche senza volerlo, quando comunque fai un disco nuovo, la maturazione personale comporta anche la maturazione artistica, no? Quindi involontariamente sì, c'è sicuramente qualcosa di più maturo, perché sono cresciuto anch'io e perché ho portato dei bagagli dal precedente disco che ho aperto e dal quale sono uscite esperienze nuove, quindi ti direi di sì. Poi c'è anche il lato artistico, il lato business, se vogliamo, che comunque comporta il fatto che se hai delle fan che vogliono quelle cose, a me piace accontentare più loro che me, quindi è una via di mezzo tra entrambe le cose. Sempre per stare in tema con la filosofia emo, quanto ci marci sopra il fatto di essere stato adottato? Allora, finalmente qualcuno me l'ha chiesto, finalmente. Guarda, io non vedevo l'ora di questa domanda, perché, allora, quando ne parlo con gli amici rispondo sempre in un modo. Io dico, no, io faccio il cantante in questo caso, e io penso sempre una cosa: se avessi fatto il calciatore, anzi facciamo finta che Totti, quando giocava, avesse avuto la stessa situazione, no? Che comunque ha perso i genitori, eccetera eccetera, ma vuoi che almeno 2 gol nella sua carriera non li avrebbe dedicati alzando la maglietta con scritto questo è per te papà, questo è per te mamma? Perché io ho fatto 2 canzoni, non ne ho fatte 100 dedicate a questa cosa, e lui, non dico che su 100 gol l'avrebbe fatto sempre, ma comunque su 2 sì. Come se Valentino Rossi vincesse, vuoi che in 2 MotoGP non alza la bandiera e lo dedica ai genitori? Io ho fatto la stessa cosa, ho fatto 2 pezzi, massimo 3, in cui ho citato la cosa. E poi quelli che dicono il rapper, devi dire la verità. Ok, mi date del rapper, allora ho detto la verità. Come l'hai presa la reaction a Buongiorno? Molti dei tuoi colleghi ci avvertono come una possibile minaccia a chissà che cosa. Beh raga, io stavo urlando, cioè stavo urlando a ridere, ma perché penso che, cioè, hai problemi se non ridi a una cosa del genere. Anzi, c'è mio cuginetto, che tra l'altro vi supporta un ciclo che ha 16 anni, che voleva spaccarsene anche lui. Cioè, talmente è fan che ha detto, cazzo, l'hanno fatto gli Arcadia, voglio fare anch'io. Solo che non ha capito che era una cosa contro di me, sto scemo. E quindi alla fine non l'ha spaccata. Comunque, raga, boh, penso che quelli che se la prendono per una reaction di come si dice, di 2 persone che lo fanno solamente per satira, come dite voi, abbiano problemi geneticamente inguaribili. Quindi, boh, raga, curatevi. Belli. Pioniere del tatuaggio estremo, almeno nel rap, cosa consigli a chi vuole avvicinarsi a questo stile di vita? Non lo so, perché nel senso, se io non avessi avuto l'intenzione di fare questo nella vita al 100%, forse non mi sarei tatuato. Però non è che mi sono tatuato, cioè, se tu vuoi fare, te che mi stai guardando, se vuoi fare l'artista, non è che ti devi tatuare per fare l'artista, ti devi comprare un microfono e devi avere un attimino di talento per fare l'artista. Poi, se in tutto questo, nella tua roba artistica, prevedi anche di voler dei tatuaggi perché piacciono a te, non perché ce li ho io, ce li ha un altro, allora fatteli. La faccia è soggettiva, nel senso, a me dal mondo in cui provengo piace anche, cioè mi è piaciuto e me lo sono fatto, però voglio dire, evitate, non lo so, fate quel cazzo che volete, raga, basta che siete forti e vendete i dischi, questo è. Bella le Arcade Boys, supportate i miei fratelli. Nel frattempo è uscito Emo, il nuovo album, andatevelo a comprare, a streamare, e supportate questi 2 bastardi qua, che la prossima volta sarà ancora peggio.
ai ragazzi che vogliono tatuarsi le mani e la faccia senza avere nessun altro tatuaggio, solo per moda? Ma che se devi andare a lavorare in banca e il tuo futuro prossimo è in quella direzione, di non tatuarti neanche la minchia. Forse la minchia sì, perché comunque... No, beh, raga, rifacciamo una cosa. Bianco e nero, questo bianco e nero subito. No, raga, vabbè, mettete bianco e nero, dai, però quella sera facciamola bene. Sì, sì.